Oh.
riposerò e dormirò e riposerò. Si tetero sonno e parte dismessa, dormitazione. Se riuscirò a dar sonno alle mie palpebre e alle stesse riposo. L'altro è un autore giapponese, Matsushita, una cinquantina d'anni circa. Tenebre fatte sono. Sono scese le tenebre mentre Gesù è stato crocifisso dagli giudei. E circa alla nona ora esclamò con voce, ad alta voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Giacomo, scusate, lì c'è scritto Gesù mio. Il testo sembra evocare una domanda. Gesù mio, cosa ti hanno fatto? Forse sono anch'io peccatore, commettendo i peccati anch'io ti sto facendo del male. Ed è, diciamo così, l'interrogativo che ogni uomo si pone davanti alla morte di Gesù Cristo. Il terzo autore si chiama Colma, è una classica canzone della Sirena, A Mermaid Song, è un canto della seduzione, e in qualche modo di ascendenza omerica, in qualche modo sentirete la seduzione attraverso la voce del coro. Thank you.
questo compositore è un compositore anch'esso contemporaneo, classe 1959 di Varese, mentre gli ultimi due sono Sinigaglia, che è un compositore piemontese, ha trascritto molte canzoni popolari per orchestra di l'area piemontese, e lo ritroviamo in una questa serie di un pezzo che si chiama La Divinità, sempre di derivazione di canti popolari piemontesi. E l'ultimo è un compositore che abbiamo già ascoltato stasera, che si chiama Di Bianco, il compositore che aveva scritto In Pace, e che ha scritto un pezzo, una scarpetta, che è così di derivazione napoletana. Buonasera, grazie. Thank you.
concerto non ci interessano, l'abbiamo detto tante volte, ci fa piacere dirlo anche qui a Pescara questa sera. Noi non cerchiamo tanto un'esibizione, lavoriamo, facciamo un lavoro di ricerca e ricerchiamo brani che possano avere dei significati, dei contenuti profondi, dai dubbi più terribili della fede. Abbiamo cantato brani veramente molto drammatici, alti, di carattere apparentemente più leggero, ma è come sminuire il grande significato della musica popolare, perché la musica popolare che si è tramandata veramente attraverso i secoli racconta comunque una testimonianza di una cultura di secoli che si sintetizza in melodie apparentemente semplici perché dovevano avere la possibilità di essere tramandate oralmente. E quindi non dobbiamo pensare che questi brani siano più facili, perché al contrario dei brani magari più complessi che sono stati composti 10 o 20 o 50 anni fa, gli ultimi due brani, le melodie naturalmente, appartengono alla memoria storica dei popoli. E quindi c'è sempre un messaggio che noi cerchiamo di portare avanti. Uno di questi ultimi lavori che abbiamo fatto, perché è del motivo per cui amiamo portare in concerto e condividere i vostri applausi sinceri e intensi, ci confortano ogni volta di essere sulla strada giusta. Ripeto, i concerti si fanno sempre insieme, chi canta e chi ascolta. Non può essere soltanto il concerto nostro, perché se non ci fosse un pubblico non avrebbe senso condividere un lavoro nel quale crediamo e che cerchiamo di portare avanti con molta semplicità e con molta onestà. Uno dei nostri ultimi lavori è stato realizzato su un disco che è stato interamente dedicato ai compositori italiani dal Rinascimento ai giorni nostri. E proprio per questa occasione Maestro Di Bianco ha scritto questa composizione per noi. E è un disco che chi volesse può acquistare all'uscita. Per noi è un duplice significato, per innegabilmente quello di rappresentare un minimo di aiuto per quanto riguarda la nostra attività, perché è inutile ricordare ogni volta chi lavora